Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal diario di Santa Faustina numero 1391. Oggi in refettorio, durante la cena, ho sentito lo sguardo di Dio nel profondo del mio cuore. Una presenza così viva è penetrata nella mia anima che per un momento non mi sono resa conto di dove fossi. La dolce presenza di Dio ha inondato la mia anima e in certi momenti non capivo quello che mi dicevano le suore. Vogliamo ringraziare Gesù per queste parole. Oggi vogliamo donargli la nostra quotidianità con le nostre gioie, le nostre sofferenze, le nostre stanchezze, perché è proprio in tutto ciò che è quotidiano, che è semplice, che il Signore si manifesta con pienezza. Infatti Santa Faustina stava cenando nel refettorio quando si è sentita invadere dalla presenza di Dio. E poi vogliamo affidare a Dio la nostra quotidianità, anche perché attraverso le piccole sofferenze che sopportiamo ogni giorno, i piccoli gesti fatti con amore, Lui possa donare la sua misericordia ai peccatori. Diceva Santa Teresina che anche uno spillo raccolto con amore può veramente, il Signore lo può usare per fare meraviglie. Vogliamo continuare con la nostra preghiera di intercessione. Se volete potete condividere ancora questo momento di preghiera e vogliamo presentare al Signore tutte le nostre necessità, tutte le nostre esigenze, i nostri bisogni. E vogliamo presentare in modo particolare, sentirci in comunione con tutti coloro che si trovano nella sofferenza a causa del maltempo, in modo particolare per i nostri fratelli, le nostre sorelle della Sicilia, specialmente della provincia agrigentina, ecco, quelli di Sciacca, che vivono questo momento difficile, un momento particolare. E vogliamo presentare tutti e tutto al Signore. Thank you.
Signore Gesù, ci rivolgiamo a Te, alla Tua misericordia, prima di tutto per dirti grazie, grazie per ogni Tuo dono, per ogni beneficio. Grazie Signore Gesù perché nel Tuo amore misericordioso Ti prendi cura di noi. Ti vogliamo ringraziare, oh Signore, perché Tu rispondi alle nostre preghiere, Tu ascolti il nostro grido. E nel dirti grazie, Signore, noi oggi ci rivolgiamo a Te. A Te vogliamo portare, vogliamo presentare ogni nostra difficoltà. Vogliamo portarti, Ti vogliamo presentare le difficoltà dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, di coloro che sono nella sofferenza. Signore, noi ci rivolgiamo a Te con fiducia, perché noi crediamo in Te. Vieni il nostro aiuto, Signore. Signore, Tu conosci le nostre debolezze, Tu conosci le nostre difficoltà. Tu sai, Signore, a volte quanto è difficile vivere la giornata. Tante cose, tante situazioni ci tolgono la pace del cuore e noi sperimentiamo la tristezza, la solitudine, la depressione. Non abbiamo la forza, Signore, di andare avanti, non abbiamo la forza di rialzarci. Solo Tu ci puoi aiutare, oh Signore, solo Tu. Vieni il nostro aiuto, oh Signore. Signore, noi crediamo che Tu Ti prendi cura di noi, che Tu sei per noi provvidenza. Ma tante volte, Signore, noi ci fermiamo alle nostre capacità, alle nostre debolezze e viviamo nello sconforto. Vieni, Signore, a consolare i nostri cuori. Vieni a consolare la nostra vita, oh Signore. Vieni a consolare quei fratelli, quelle sorelle che in questo momento noi Ti consegniamo, che in questo momento stanno pregando con noi. Tocca i loro cuori, Signore, e consolali. Fa che attraverso la nostra preghiera di intercessione possano sperimentare la Tua consolazione. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Mi rivolgo a te, sorella, a te, fratello, che in questo momento sei nella tristezza. Affidati al Signore. Grida a Lui ed Egli ascolta la tua voce, ascolta la tua preghiera. Così come il Signore ha ascoltato il grido del popolo di Israele, oggi ascolta il tuo grido. Fidati di Lui, confida nel Signore.
il Signore Gesù in questo momento sta toccando il tuo cuore. Il Signore Gesù in questo momento sta visitando te, che sei nella difficoltà. Qualsiasi difficoltà tu stai vivendo, tu che vivi nella tristezza, nella solitudine, nello sconforto, tu che ti senti in un deserto per le grandi difficoltà che stai vivendo, Gesù si rivolge a te con le parole della Sacra Scrittura: io aprirò una strada nuova nel deserto, una strada appianata, ogni valle sarà abbassata. Con queste parole il Signore ti invita a fidarti di Lui, a rifugiarti in Lui. Egli aprirà una strada nuova, una strada appianata, dove non ci saranno difficoltà. In questa strada tu cammini tenendo la mano di Gesù. Gesù tiene la tua mano e potrai superare ogni difficoltà. Il Signore farà nuove tutte le cose, devi solo fidarti di più di Lui. Nonostante le difficoltà, devi ringraziare il Signore, perché Lui realizza le sue promesse, la sua parola, e Gesù te lo sta dicendo in tanti modi in questi giorni: io aprirò una strada nuova, una strada appianata, ogni valle, ogni difficoltà sarà abbassata, perché io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Fidati di Gesù. Fidati del Signore Gesù. Vogliamo ringraziare il Signore perché Lui si prende cura di ciascuno di noi. Vogliamo chiedere a Lui il dono della benedizione per noi, per le nostre famiglie, per le nostre case. Chiediamo al Signore di benedire tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere, soprattutto coloro che soffrono nel corpo, nello spirito. Chiediamo al Signore di stare vicino con la sua benedizione, con la sua consolazione, per coloro che sono nella tristezza, che vivono le difficoltà a causa del maltempo. E vogliamo chiedere al Signore di benedire tutti coloro che lavorano nelle strade, che vengono in nostro aiuto, il nostro soccorso. E al Signore affidiamo tutto il mondo intero. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male. Fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché
misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Lodiamo il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Canto 33. Job.